eccoci qua. Era molto più bella prima questa palestra. Andiamo via. A che piano vuoi andare? A quelli ben riusciti. Sarebbe la parte della casa infestata che sarebbe interessante da... Beh, poi riswitchiamo in Freecam con la casa infestata, ha senso. Visto che è Platan che mi dice andare al caffè, mi pare. Ciao, vorrei parlarti. Potresti venire al caffè Elysio. Lo conosci? Per arrivarci puoi prendere come punto di riferimento il centro Pokémon più vicino alla Torre Prisma. Da lì vedrai un caffè rosso, che è il locale a cui mi riferisco. Allora, non è questo però vero il vialetto di quel pezzo di cazzo di Elysio. Che cazzo è sto stronzo? Me l'ha anche detto Platan, ma non lo stavo ascoltando davvero. Viale Inverno. No, ma è tipo dopo una piazza, vero? È tipo una piazza. Dove cazzo devo andare? No, qui c'è solo... volevo fare una battuta su di lei, ma non la farò. Spero l'abbiate capita e non ho detto niente. Ognuno si sarà immaginato una battuta su di lei, sono tutte giuste. Io mi sono perso, no, ma io devo trovare... Mi pare che sia vicino a una piazza, quindi in realtà se faccio il giro piazze prima o poi lo trovo. Aspetta, taxi. Sì, caffè Elysio, ti prego. Sì, mi sembra di ricordare un caffè con quel nome in Piazza Rosa. Vuoi che ti porti? Assolutamente, ti prego. Tipica ragazza dell'Ascenso. No. Indovina chi è il cattivo di questo gioco. Mia nonna lo diceva sempre, le cattive azioni prima o poi si pagano. Chissà come sta. Presto morirà per mano di Elysio, credo. Avete presente il meme del tizio che suona il piano mentre va a fuoco? Dice, Junichi, dobbiamo comporre una canzone per il professore di questa generazione, ma non metterci troppo impegno, perché comunque è solo la canzone che si sente quando ci dialoghi. Va bene! Mentre va a fuoco. Pare che uno dei miei antenati fosse il fratello di un re. E qui sappiamo che non è l'antenato di Azeta, ma del fratello di Azeta. Ma si tratta di una storia risalente a 3000 anni fa. E non so quanto ci sia di vero. A proposito, Saidonia, sai dove è stato assemblato l'Holovox? No. Facciamo finta di no. Ah, non lo sai? È stato creato proprio nel laboratorio di Elysio. Elysio è davvero un grand'uomo. Con una parte dei profitti derivanti dall'Holovox sostiene allenatori e ricerche sui Pokémon. A questo mondo ci sono due categorie di persone. Quelle che danno e quelle che prendono. Proprio come i due leggendari di Kalos. Qui devo fare un'errata corrige che in realtà feci già al tempo, ma siccome esistono ancora video dove dico diversamente, ci tengo a sottolinearlo. Per molto tempo ho sostenuto erroneamente che i due leggendari di Kalos non fossero contemporaneamente presenti nella stessa dimensione. È errato. Come potete vedere da questo dialogo, ci sono entrambi. Elysio racconta... Platan da Elysio prende Giordano al tavolo. Fammi parlare seriamente della lore dei mostriciattoli tascabili. La leggenda narra che secoli or sono, il re di Kalos volle conquistare il mondo. Questo è un altro dialogo importante sul quale dobbiamo parlare e io poi dovrò fare delle verifiche con il giapponese. Non se ne parlerà mai più di questa cosa. Testimoni voi. La leggenda in realtà parla di tutt'altro. La leggenda dentro i libri del laboratorio di Elysio. Verrà detto che il re di Kalos è un re che unifica Kalos, che promuove la collaborazione tra uomini e Pokémon, che incentiva lo sviluppo delle tecnologie. E però ovviamente noi non possiamo parlare di falsità delle informazioni che vengono date dentro il gioco, quindi la verità è che questo è un elemento mai più sviluppato, cioè esiste, è canonico, c'è stato un periodo della vita di Azeta nel quale Azeta ha voluto conquistare il mondo, perché si sta parlando della leggenda di secoli or sono e immagino che per Rasoio di Occam sia lo stesso, ora poi andiamo avanti nel dialogo, magari intuiamo che non lo sia. Soprattutto questa cosa la penso perché in realtà lo vedremo poi nella puntata dedicata proprio alla lettura dei libri. In un'intervista Masuda droppa un sacco di lore mai menzionata nei giochi sulla guerra, quindi è probabile che ci sia una scrittura almeno embrionale di questa campagna bellica di Azeta, che però poi non verrà mai più menzionata neanche nei libri del passato. Non ricordavo questo dialogo dopo, è chiaramente Azeta. Allora realizzò un'arma terribile che sprigionò un fuoco devastatore. Guarda ora Kalos com'è bella. Se il numero di Pokémon ed esseri umani non aumenterà, si potranno evitare stupide contese per il predominio. Ma il futuro è ancora tutto da costruire. Ed è illogico credere che domani sarà uguale a oggi. Nonostante tutto, un merito va riconosciuto a quell'antico re. In fondo, con la sua arma, spazzò via anche tutto il marciume della sua epoca. Grazie per aver ascoltato le mie parole. Scusa se ti ho rubato del tempo prezioso. Un uomo animato da grandi passioni, eh?
Ma chi ha scritto i dialoghi di questo gioco? Ha appena giustificato il genocidio. Ha appena detto: godo che hanno lanciato la bomba nucleare sugli innocenti. Platan, un uomo animato da grandi passioni, bricconcello di un Elisio, eh! Ciao, è un po' che non ci sentivamo. Vi dite che ci siamo dati appuntamento per questo 14. Ci aspettiamo lì. Allora, noi lato box abbiamo ancora solo Trapinch, del quale scegliere, della quale scegliere il ruolo. Continuerei a temporeggiare. Ciao, Frisì. Stiamo confrontando i Pokédex per vedere chi ha più lungo. Naturalmente ho vinto io. Lascio a voi completare il Pokédex. Non mi piace fare le cose che fanno tutti. Beh, Frisì, vediamo chi ha incontrato più Pokémon finora. Dai, controlliamo i Pokédex di Kalos Montana. Dai, dai, considera una sfida Pokémon la mia maniera. Allora, tu hai incontrato 9 Pokémon, se io... Ah, mi secca a metterlo, mai vinto di nuovo. Hai incontrato un Gibble anche tu. Sono davvero felice di conoscere tutti questi Pokémon. Certo che a Kalos ci sono proprio tantissimi Pokémon, eh. Beh, adesso tocca a me. Sai dove ti sfido una lotta? Non mi sono curato. Vabbè, vabbè, fa schifo. Allora, tanto fa fake out, quindi noi facciamo Protect. Tanto fa fake out e noi si fa la Protega. Hai visto? Mi mancava questa cosa. Ok, ci ha tolto 40, quindi di nuovo non ha la kill. E questa è la sua mossa più forte, direi. Ci ha tolto 43, quindi crit 60, possiamo andare a sereni. Facciamo così, facciamo un... Perché così poi mi curo. Mi tiro una cura mentre dorme. No, Saido, ma lo sai che se attivi il 3D su 3DS il gioco inizia a laggare? Lo so che non potete vedere il 3D dallo stream, scusate, ho sbagliato. Adesso vado a fare il Curega Paperega. Non posso proteggere perché ho già protetto lo scorso turno. Le pozioni abbiamo scoperto che non valgono come turno usato. Peraltro ho appena finito la sand, quindi niente. Vabbè, andiamo a tirare roccio badaroccio. Scauto, non ha danza spada, vero? Allora, secondo me, qua facciamo lo sbado, perché per me anche a più 2 non può shottare neanche col crit. Tinglay. Mentre lo switch è comunque... Ecco, posto. Questa di sicuro non ci shotta. Facciamo un bello sbado. E ora forse possiamo switchare. Tanto lui li fa morso. Posto. Crit. No, neanche. Minchia, ha fatto male. Ok, qui deve dormire per forza. Noi ne approfittiamo per fare un crash punch e vedere chi è più veloce. Sai che psicotaglio, se ce l'avessi avuto e me l'avesse fatto crit, sarei morto. È andato tutto bene, eh. Ma lui penso possa al massimo farmi una sega. Proprio una bella sega fatta con impegno. Ma vai. Quanto mi ha tolto? Facciamo così. Ah, si fa così. Grazie Danch della sub, 27 mesi di tier 1. Bentornato Saido, spero che le vacanze siano andate bene, che tu abbia avuto modo di riposarti come si deve. Si gode. Ora si fa così. Poi, boh, si fa il ritorno per il meme. Madonna che male. Sa che lo ammazzo di ritorno, raga. Che adesso prende il bitorzolo. Sì, sì, certo che avrei switchato, ma mancava ancora un turno. Lapras canta la sed, sì, mi piace. Questo è bruttissimo, però questo è proprio carino, questa salita così. Ah, non vedete? Madonna, sono un cretino, scusate. Dicevo, questo brutto, ok? Questo scorcio tremendo. Questo invece è carino, dai, questa salitina così. Raga, e mi date gli encounter? Erba o palude cambia qualcosa? Qui c'è Gumi, Dio mio. Tra l'altro piove anche, si può evolvere. Begli gli alberi in Italia, che vero, sono tutti torti. Dai, fanculo, non voglio aspettare, faccio palude. Cazzo è? Femmina si prende, ma che si prende? Fa cacare, io lo ammazzo di botte. Ma poi sarebbe un altro acciaio, lasciamo perdere. Usiamo prima sta merda, se ce la leviamo. Torre Gengar, poi non potrebbe usare né palla ombra né fango bomba. No, ma infatti ormai la squadra... Oh mio Dio. Teaser scarlatto e violetto. Mega che vuoi vedere in ZA, hard mode no starter. Mega Jinx che era stata scrappata con il verso. Mi sono fatto cacca addosso. Cioè non ho neanche guardato che attacco era, perché stavo tranquillamente parlando con voi. Ho detto Slurpuff che deve fare. Che cazzo era Endeavor per fare quel danno così veloce ma non uccidere? Sì, era rimonta, da questa parte, via. Quindi questa sarebbe la famosa casa stregata. Beh, che ci fa, entriamo? Cosa entrare con te sul serio? Beh, visto che Serena si è andata per passare più tempo, che poi non lo è, più tempo con i suoi Pokémon, sta a noi scoprire la verità che si c'era dietro le storie che si raccontano. Via, coraggio ragazzi, andiamo. Ascoltate,
Il movimento di camera mi ha sempre fatto ridere un botto. Tanti anni fa, in una fredda notte di tempesta, mi persi nel bosco. Scorsi questa casa ed entrai per ripararmi. Tutte le luci erano spente, con il cuore in gola. Guardai in ogni stanza, ma la casa era deserta. Allora andai in cucina. Aprì il frigorifero. La sua debole luce rischiarò la stanza e mi accorsi che c'era un uomo rannicchiato in un angolo. Mi avvicinai e cercai di spiegargli che mi ero perso e avevo bisogno di un rifugio per la notte. All'improvviso l'uomo si mise a gridare: no, indietro, via da me. Sorpreso e spaventato esclamai: ho bisogno di aiuto, la prego, mi aiuti. Non dicevo a te, ribatté l'uomo. Lo guardai fisso negli occhi senza sapere cosa dire. Riprese: non li vedi? Sono dietro di te. Quegli uomini senza volto. Bene ragazzi, credo che questa storia vi terrà svegli per un bel pezzo. Che ne dite di darmi una piccola mancia? Dai, se non lo farete potrebbe succedervi qualcosa di spaventoso. Che lo faccio pagare? Sì, le case stregate di una park non sono mica gratis. Va bene, io gli do i soldi. Allora, siamo a Romantopoli. Mi rileggerei ancora una volta la mappa bagappa, perché ha di nuovo quella cosina che possiamo riprendere velocemente in mano. I fondatori di questa città furono attratti da un misterioso albero di circa 1500 anni. Alberi. L'albero, se non sbaglio, lo possiamo vedere così. E la cosa peculiare che oggi possiamo notare con questa freecam meglio rispetto al passato è che, come un utente ci fece notare nella rerun di X fatta su Twitch, quindi l'ambulance call, ci sono 13 ore nel mondo dei Pokémon. Ci avevate mai fatto caso? Io no, lo notai in quella live grazie a questo utente. 26 ore, secondo me, potrebbe essere una reference al fatto che in Giappone i locali notturni sono aperti fino alle 26. Che cosa voglio dire? Che per far capire a un utente che un ristorante, per esempio, è aperto fino alle 2 di notte, anziché scrivere dalle 14 alle 2 di notte, per farti comprendere che è lo stesso giorno di apertura di fatto continuativo, ti dicono è aperto dalle 14 alle 26. A volte c'è scritto, che ne so, discoteca che apre dalle 23 alle 27. Ok? Quindi penso che possa trattarsi anche di una stupidina reference al fatto che in Giappone gli orari d'apertura estendono le 24 ore e le portano ad avere qualche ora in più. Sì, sì, ve lo giuro, è così. Non può essere legato alla leggenda che esista una tredicesima ora legata agli spiriti fatati, collegabile al tipo folletto. Non conosco questa leggenda, ma se anche fosse, è quello che ti dicevo prima, cioè strano che non raccontino una cosa del genere. È un unicum, gli altri orologi Pokémon alle ore normali esistono altri orologi in Pokémon? Se sì, ovviamente debancherebbe quello che ho detto. In Sun and Moon però si parla di Sole e Luna distanziati a 12 ore, come diceva Eden, di conseguenza non avrebbe senso fosse di 26 ore il giorno. Cioè, in Sole e Luna c'è un dialogo che parla specificamente di 12 ore? Anche in questo caso dovremmo quindi fare il text dump. Però devo vedere il testo, ragazzi, perché, cioè, se no così chiunque può scrivere qualunque cosa. Se hai il testo rippato dal gioco, copia e incollalo pure. Quando un Arbok usa muta, raccolgo la vecchia pelle per farne dei portafogli. Che schifo. Sapevi che certi Pokémon guariscono dai problemi di stato grazie a questa mossa? È vero. Mossa non è un'abilità. Sono stupido io, non esiste una mossa che si chiama muta. Ciao, sono Burly il contastorie. Sì, avere una pietra focaia dona una tale tranquillità, non è vero? Con una Premier Ball il divertimento nelle lotte è assicurato. Sta dicendo, ha un aneurisma. Burly il contasto. Chiamate un'ambulanza, sta malissimo il fra. I Pokémon colpiti da attaccalite non possono usare la stessa mossa più volte di seguito. Ma poi cosa sarà mai questa attaccalite? Sono d'accordo, sono super d'accordo. Le 13 ore sono una cosa di qui, perché sono dei rincoglioniti. Signor Muro, mi inteneriscono le piccole cose anche fra i Pokémon. Preferisco quelli piccoli. Per la precisione, mi piacciono soprattutto i Pokémon non più alti di 30 cm. Ma per caso ne hai con te? Mi piacerebbe molto vederli. Ah no, non hai Pokémon piccoli con te. Vorrei vedere qualcosa di 30 cm. Strano dialogo per tanti motivi, vabbè, io penso che lui sia adatto, scusa un attimo, eh. Cioè, non so se vuole vedere qualcosa di 30 cm, nel qual caso golosone, oppure gli piacciono i piccoli e allora tocca chiamare il dottore. Hai dei Pokémon piccoli da mostrarmi? Non hai Pokémon piccoli? Quanto cazzo è alto quel coglione di Drifloon? Trapinch? Oh. Cioè, su bambino, ma quanto è grande Trapinch? Sta bella signora, che è chiaramente un sì, io sto sempre assieme al mio Pokémon, siamo inseparabili. Beh, se vuoi posso abbaiare. Un po' troppo, forse. Ma non posso surfare? O è la camera che fa casino? C'è letteralmente il cartello di divieto, non l'ho visto, dov'è?
ma non sembra un divieto, sembra un invito. Il borsame, vediamo se posso almeno pescare. Fishing, cos'è che c'è? Poliwag, poliwhirl, basculin. Bello basculin. Basculin sarebbe roba, per il meme. Ma tanto prendiamo poliwhirl. Non può essere un pedone, non può avere effetti secondari. Il recoil non è un effetto secondario. Oh, ma lo sapete che Basculin è una grandissima torre e tra l'altro sarebbe una torre al posto di Lapras nel caso in cui Lapras morisse. Però, cioè, mettiamo la parola fine a Yveltal. Cioè, significa che poi Yveltal lo dobbiamo combattere e uccidere. Lascia sto coso, Ferriz, ma come ti permette insulta Basculin? Guarda che mena Basculin. Non c'è Wave Crash in sto gioco. Ah, questo cambia tutto. Cazzo un para sto coglione. L'ho difeso, adesso lo insulto. Riduttore, sì, quindi faresti drondata, acquacetto, riduttore, protect. No, cascata flinch, non puoi. Però ci togliamo Yveltal per sta roba. Allora, fermi un attimo. Yveltal come torre, che cazzo fa? Raga, non può fare niente. Sbigo attacco, di fatto è comunque una priority, non ha un effetto secondario aggiuntivo. Aero attacco, Ali del Fato non ce la può avere. Giusto, foul play l'avevamo già detta. Va bene, foul play, sbigo attacco e doppia buio su un Dark Aura, ci sta. Dragartigli. Cioè, di volante che cazzo ha? Davvero solo aeroassalto? Fanculo a sta merda, dai. C'aveva ragione l'utente Ferriz. Sembra tipo per strizzare i capezzoli. Ce lo metti sui capezzolini e li risucchia. È uno strizzacapezzoli laser, esatto. Eccolo qua. Ah, c'era anche il divieto. Aveva ragione qui lava. Bastava solo fare zoom. Così è un cartello di invito a surfare. Ma così è chiaramente un divieto. Salve futuro campione, ci sono due cose importantissime che devi sapere sulla palestra di Romantopoli. Primo, qui troverai solo allenatrici esperte di Pokémon di tipo folletto. Secondo, puoi usare le pedane del teletrasporto, ma nessuno sa dove portano. Ah, stavo scherzando, le pedane sono collegate secondo uno schema prestabilito. Forza, sali su una pedana rotonda gialla e buona fortuna. Oddio, vedo la tizia dall'altra parte, perché è proprio una casa delle bambole questa mappa. E che bambole! Il puzzle e il layout della palestra è identico a quello di Sabrina, ma disposta in verticale anziché in orizzontale. Ma te pensa? Che piacere vederti, allenatore. Con quale grazia e agilità sei arrivato qui da me? Cioè, lei è un po' così. Con quale grazia e agilità sei arrivato qua da me? Io sono Valerie, esperta di Pokémon di tipo folletto. Allora, vogliamo cominciare? Ti avviso, i miei Pokémon sono tanto teneri e carini, ma anche molto forti. Forti, forti, forti. Sono Wild God. Can you please poop the cats? Ma vai, sgranocchia, sgranocchia. Buono? Ok, tocca a me. Io ce lo lascio. Siamo neutri tutte e due, ma io ho una 100 burp. Ah, però. Lei forse usa pozione, sbadiglio. Questo fa male, eh. Dobbiamo switchare. C'è la protezione. E ora purtroppo noi faremo switch into lei cura. Che però deve dormire. Quindi in realtà un altro quacco, ora glielo tiro. Probabilmente dopo siamo anche più veloci e facciamo surf con Pokémon full vita e non droppato. Probabilmente doveva dormire, però. Non uccidiamo. Il frappicchia, eh? Gli mentessimo un ultimo canto e via. In tre turni ce lo leviamo dai coglioni. Questo bene non fa, madonna. Non voglio prendere in crit da sto coso. Adesso mettiamo la regina. Tecnicamente adesso la cosa che dovremmo fare è Magifiamma e mandarlo a meno uno. Io non penso che abbia mosse super efficaci su Femme King. Cioè dovrebbe avere A, mosse super efficaci, B, crittarci. Perché lo mandiamo comunque a meno uno. Sì, schermoluce effettivamente ci dà di più. Io penso che con light screen veramente deve pregare il Dio per farci del male. Posto. Usando anche il re, eh? Riesco a entrare in sintonia perfetta con i miei Pokémon solo quando siamo messi alle strette nella lotta. È una sensazione difficile da descrivere. Come se divenissimo una cosa sola, come se facessimo sesso, come se ci unissimo carnalmente, come quando si consuma un matrimonio. Scusa, non ha importanza.